sono le 2:54 di notte, siamo in diretta live. Come promesso, continua la maratona sulle fonti TV, la maratona dedicata alla giornata internazionale della donna, 8 marzo. Ormai siamo entrati nel giorno successivo, il 9 marzo, ma insomma l'avevamo promesso, saremmo stati con voi fino esattamente alle 9 del giorno dopo, cioè del 9 marzo. In realtà poi continueremo con il nostro palinsesto, però fino alle 9 proseguirà appunto questo format di Le Fonti TV dedicato alla maratona 8 marzo. Abbiamo detto tante cose nella giornata di oggi. Io personalmente ho aperto questa lunga maratona proprio con un appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Perché? Perché ci sono ancora molti gap da risolvere quando si parla di equità sociale riferita alle donne, ma non solo. Io ci tengo a sottolinearlo perché poi queste giornate devono essere celebrate, giusto che sia così, però se poi possono aprire una serie di riflessioni che vanno oltre all'orticello, diciamo così. Io non mi voglio ripetere perché l'ho già detto tante volte, però di fatto e il fatto è questo. Peraltro, ai gap che già esistono ancora quando si parla di donne si sono aggiunti quelli che ha portato purtroppo il Covid, il coronavirus, che ha penalizzato naturalmente le vite di tutti noi, ha fatto perdere tantissimi posti di lavoro, non solo agli italiani, ma insomma a tutto il mondo. Ma scopriamo, guardate un po', che la maggior parte di persone che hanno perso il lavoro sono di sesso femminile. Perché? Perché naturalmente sono spesso meno tutelate, perché hanno contratti part-time, perché devono comunque obbligatoriamente scegliere tra la famiglia e il lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. E qui mi fermo perché altrimenti vado nel campo della retorica che non sopporto molto. Allora, proprio per evitare di iniziare anche questo mio turno di diretta con la retorica, ho invitato a partecipare, anzi, si è detto disponibile lui, io sono molto contenta, uno dei nostri ospiti, diciamo così, abituali sulle fonti TV, che è Enrico Jay. Scatta col trend. Enrico, buonanotte. Buonanotte no, perché siamo svegli. Non so come Sì, salutarti. Ciao, facciamo prima. buonanotte barra giorno, siamo in fase di transizione. Io ti ringrazio. Sì, avevo chiesto di essere, se possibile, presente e se possibile di notte, perché credo che sia ovviamente più difficile, perché poi ovviamente domani lavoreremo, come so che anche te e i tuoi colleghi lavorerete, e credo che per dare un segno sia più vero, più concreto, ecco, fare uno sforzo, restare svegli ed esserci proprio per voler dimostrare qualcosa. È una mezza goccia, neanche una goccia nel mare, è una mezza goccia nel mare. Però sono contentissimo e veramente ti ringrazio. Se mi permetti, in 10 secondi, prima di scambiare quattro chiacchiere con te, con chi ha la pazienza di seguirci, volevo salutare Manuela Popolo, Patrizia Licata, Roberta Torchia, Regina Botticelli, Alessandra Monti, che sono ovviamente cinque donne, cinque mie compagne di classe delle elementari, che grazie ai social insomma, ci siamo ritrovati e che Sì. sono da oggi, da questo momento probabilmente, nuove spettatrici di Le Fonti e che ho coinvolto e ho pregato di seguire per quanto potessero la maratona, e so che lo hanno fatto, e quindi era una parentesi e ti ringrazio di avermelo permesso. Le salutiamo anche noi allora, assolutamente. Non le avrei mica tenute sveglie stanotte per seguire la maratona, sì? Tutte quante? Le ho whatsappate poco fa. Ok, va bene, allora le salutiamo ancora di più. Enrico, io ci sono tante cose che ti potrei chiedere, però parto dal titolo che vediamo in sovrimpressione. Io sono donna. Perché? Perché è un titolo che mi hai indicato tu, lo dico Sì, senza problemi, no? Perché abbiamo certo. cercato di individuare un po' quale potesse essere l'appiglio a cui aggrapparci proprio in questo spazio con te. Allora, perché io sono donna? Io sono donna perché nel collegamento, nel tuo intervento in cui presentavi, menzionavate il tuo libro, il tuo bel libro che sai che io ho letto e recensito. Proprio parlando del ruolo e quindi del famoso discorso della vocale al femminile o al maschile, per cui assessora, sindaca, dottoressa, eccetera, eccetera, il bello di quello che faccio io è che si utilizza in automatico l'inglese, quindi trader e trader, e non si sa se è maschio o donna. È trader e quindi io potrei essere donna e svolgerei esattamente questa stessa attività.
E quindi ecco nell'ambito dell'attività che io svolgo in questa piccolissima nicchia, ci tenevo a dare un messaggio veramente molto piccolo, ma allo stesso tempo da parte mia molto profondo, che è quello di seguire un certo tipo di passione e di invitare ormai non poche donne. Io oggi vedevo nel mio gruppo Facebook, dove siamo oltre 3.000 persone, il 10% sono donne, che non è poco, essendo un settore estremamente di nicchia. E qual è il vantaggio, la possibilità che si può avere? Innanzitutto non va considerato come un ripiego, ossia io non trovo un lavoro normale, quindi provo a fare questa cosa. Non va visto in questi termini. Bisogna pensare far mente locale a tante attività particolari che si sono venute a creare con l'esplosione del web, quindi affiliate marketing, YouTuber e così via. E prima ancora del web c'erano le vecchie affiliazioni tipo multilevel e così via, ma comunque è un tipo di attività che richiede per forza un certo tipo di tempo, richiede per forza un certo tipo di contatto con altre persone, richiede comunque di avere investimenti di un certo tipo e di fare vendita, per cui magari si potrebbe non essere portati e così via. Quindi Enrico, fondamentalmente, nonostante il lavoro del trader sia un lavoro prettamente maschile, perché sono sicuramente a livello percentuale più uomini che lo svolgono, tu ci stai dicendo che però sarebbe il lavoro ideale per le donne, perché insomma, indipendentemente dalla situazione familiare, figli, mica figli, no? Che poi sono i dilemmi di cui stavamo parlando poco fa, cioè le scelte che le donne devono spesso fare, no? Lavoro. E quindi Sì. carriera, invece questo del trader è un lavoro che sarebbe ideale proprio per una donna. Sì, infatti io non credo che sia un lavoro maschile, credo che sia un lavoro svolto dai maschi, ma il lavoro è forse più femminile per una serie di fattori. Te le dico io questi fattori se vuoi, Enrico, vediamo se sono quelli che Vai. stavi pensando tu. In realtà ho trovato questa ricerca che è stata portata avanti da un neuroeconomista. Cito anche il nome, Matteo Motterlini, è anche filosofo, è professore ordinario di filosofia della scienza all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e direttore del CRESA, Centro di Ricerca di Epistemologia Sperimentale Applicata. Detto questo, a parte tutte queste cariche, lui sostiene, attraverso questa ricerca, che le donne siano più in grado di fare lavori come quello del trading, piuttosto che in generale lavori nella finanza, per due ragioni neurologiche. Perché? Punto 1, sono maestre nell'elusione delle trappole mentali e perché imparano socialmente dalle emozioni. Quindi, tradotto in parole povere, riescono a controllare e a manovrare meglio le emozioni, che ovviamente quando si fa trading, insomma, è importantissimo, è un fattore importantissimo, e riescono a controllare il rischio, cioè riescono a valutare maggiormente il rischio a cui si trovano di fronte. Sostanzialmente si fanno sedurre meno degli uomini, e qui c'è un paragone, cioè gli uomini resistono meno al canto delle sirene di Ulisse, no? Quindi invece le donne sono un po' più controllate. Questo un po' il concetto che volevi anche esprimere tu? Sicuramente sì, perfettamente. Spesso diciamo proprio l'anima, l'intimo, la sensibilità femminile porta voi donne ad avere un maggior convincimento in voi stesse. Succede spesso che il trader maschio, di fronte a un insuccesso, a una posizione che sta andando male, perde alcune certezze e va a mettere all'aria tutto quello che ha studiato, che ha creato. Viceversa, voi avete una più fiducia nella bontà delle vostre analisi, quindi sapete attendere meglio che il mercato vi dia ragione. Io sono convintissimo che questo sia un tipo di attività in cui le donne riescono ad avere performance migliore rispetto agli uomini. E quello che mi dispiace è che potrebbe essere vista come un'attività di ripiego, e viceversa non è così, nel senso che chi svolge questa attività sono spesso professionisti importanti, trader che hanno avuto successo e a livello mondiale ormai conosciuti senza che facciamo i nomi,
E uno dei vantaggi, fra i tanti, è effettivamente il poterla svolgere in primis senza avere un capo, e in secondis senza avere grossi capitali. Poterla svolgere con una semplice connessione internet, se non si vuole lavorare un giorno, si può non lavorare un giorno senza dover rendere conto a nessuno. Se sei incinta, puoi fare trading. Devi avere la passione, ma altrimenti non hai alcun limite, non hai limiti di guadagno. Non hai limite di nulla, per cui, ripeto, io prima, come tantissimi miei colleghi, svolgevo un'altra attività e ho scelto questa e non è stato un ripiego. E quindi invito comunque a non vederla come un ripiego ed è forse l'unica attività che rispetto ad altre ti permette di provarla anche in demo. E quindi è effettivamente un mondo, che andrebbe visto non più come in grigio, tornando al discorso dei colori di prima, ma visto con un'ottica di persone, non di uomini o di donne. Quindi ecco, è un invito e qualsiasi spettatrice dovesse vedere questo mio intervento, mi ritenga in maniera totalmente gratuita a disposizione per affrontare eventualmente il discorso se vuole avvicinarsi a questa professione. Ottimo, mi fa piacere perché alle 3:06 esattamente abbiamo raggiunto un obiettivo, cioè abbiamo abbattuto un grosso pregiudizio, visto che dobbiamo cercare di fare questo. Sai qual è? Quello che si dice delle donne, che le donne siano più uterine, più morali e che, come dire, affrontino le cose della vita in modo più, insomma, come dite voi, cioè che fanno troppo cinema, no? Invece scopriamo che è il contrario, cioè che le donne sono più razionali, riescono a gestire il rischio, riescono a valutare meglio, insomma, in questo caso si parla di investimenti, di soldi, però in generale, voglio dire, se la propensione è quella, credo che sia anche una propensione che riescono ad avere nella vita, mentre voi, forse anche in virtù del machismo, no? Della virilità, vi fate più prendere dalle emozioni improvvise. Quindi abbiamo proprio ribaltato lo stereotipo e sono contenta. Quindi. Ti vedo veramente proprio a briglie sciolte alla stragrande, mi stai schiaffeggiando moralmente, quindi Certo. va bene anche Beh, questa storia. però non è una cosa propriamente sbagliata, no? Di solito si dice il contrario, che le donne appunto non riescono proprio a gestire le cose, per questo invece. Le donne riescono a gestire le loro cose in maniera perfetta. E quindi non hanno di fronte un'altra persona, hanno di fronte il mercato e quindi vuol dire gestire i propri soldi, il proprio rischio, lo fanno in una maniera giustamente, legittimamente molto molto accorta. E ti ripeto, io ho delle colleghe che sono delle professioniste in questo campo eccelse. Il discorso è che essendo numericamente purtroppo ancora poche, non se ne parla, non escono fuori e questo è un peccato, ma se fossero un numero più ampio sarebbe come una valanga a cascata, aumenterebbero in maniera esponenziale. Questo accadrà secondo me. L'ultima domanda è questa, Enrico, ma sono aumentate però nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, cioè hai visto un incremento appunto nel tuo settore, nel tuo lavoro di arrivo di donne che hanno voluto, allora non solo provare, perché poi tu giustamente hai detto non è che deve essere un ripiego, ma proprio che poi ci sono rimaste nel mondo del trading e hanno fatto diventare proprio il trading un lavoro vero e proprio, non un hobby, perché poi c'è anche chi lo fa per passione, per hobby, ma insomma è un'altra cosa, noi stiamo parlando proprio del lavoro. Sì, conosco personalmente colleghe che hanno iniziato, intrapreso e poi scelto questa professione. E Ed è sono bello, ed è aumentate bello, ultimamente? sono aumentate, ma è aumentata soprattutto la curiosità. Io quando faccio i webinar, ho nei webinar su un centinaio di persone ho una ventina di donne, ed è una percentuale altissima. Ed è una percentuale altissima e ti garantisco, Manuela, che è in aumento e questo è un bene perché si va a cioè se noi facciamo mente locale a chi apre un'attività e quindi acquista merce per rivenderla, e trading, trade vuol dire commercio in inglese, è la stessa cosa, io acquisto un titolo per rivenderlo a un prezzo più alto e quindi devo scegliere, anziché un capo di vestiario che andrà di moda, un titolo che credo che possa apprezzarsi nel tempo.
E quindi c'è il fiuto, l'intuito che sicuramente nella donna è più sviluppato dell'uomo, su questo insomma, non c'è dubbio. Ok. Enrico, grazie per averci dato la tua disponibilità, grazie per essere intervenuto in questo evento importante per noi, ma insomma in generale importante per questo momento storico che stiamo vivendo. Potrebbe essere l'inizio di una nuova epoca, speriamo, perché se ci facciamo sfuggire questa occasione, visto che dicono che dai periodi di emergenza poi nasce sempre qualcosa di positivo, ahimè, se non riusciamo a farlo neanche in questo caso dobbiamo fare altro genere di riflessioni, ma noi siamo ottimisti e andiamo avanti. E quindi Assolutamente. con l'urlo Io sono donna, insomma, lascio a te la chiusa per Sì, io salutare chi ci sta seguendo. sono donna perché sono una persona e per la nostra attività è indifferente il sesso. Sono contentissimo della richiesta che tramite la tua voce le fonti ha fatto al presidente Draghi anche per le società non quotate, l'ho seguita questa mattina. Nel lungo periodo funzionerà, nel brevissimo periodo è una sconfitta doverci appigliare alle quote rosa. No. Cercare il 40% perché? Perché io vorrei che ci fosse 0 donne su 100 se non sono capaci, ma che fossero anzi 100 su 100 solo donne se se lo meritano. Però Esatto. ecco, questo è quello che siamo costretti a fare, è un periodo di transizione. Probabilmente io e te non vedremo la vera equità raggiunta, ma nell'arco dei decenni si raggiungerà. E chiudo con un, se mi dai 5 secondi, Sì. con un aneddoto che riguarda Clementine Ozier, che era la moglie di Churchill. I due passeggiavano, lei si fermò a salutare uno spazzino e poi Churchill le chiede: "Ma cosa ti ha detto quello spazzino?" Dice: "No, è un ragazzo che da giovane si era innamorato di me." E Churchill disse alla moglie: "Vedi, se lo avessi sposato oggi tu staresti con uno spazzino." E lei disse a Churchill: "No, se io l'avessi sposato lui oggi sarebbe presidente." Questo per far capire Bellissimo, quanto, esatto, bellissimo. quanto una pietra angolare Eh è sì. in una persona. Bellissimo, grazie. Grazie anche per questo aneddoto che non conoscevo, è molto molto significativo, soprattutto in questo specifico momento. Grazie Enrico J, naturalmente ti ritroviamo poi con noi sulle fonti TV per analizzare i mercati. E quindi buonanotte, insomma, a meno che tu non voglia stare con noi, ma io ti augurerei buonanotte. Mai dire mai. Io ti ringrazio tantissimo dell'invito, un saluto alla regia e a chi ci ha seguito. Un abbraccio e buon lavoro. Grazie, grazie Enrico J. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità e tra poco accadranno tante cose, appunto da qui fino a domani mattina, perché di fatto staremo insieme fino alle prime ore dell'alba. Parleremo con tante donne, esperienze diverse, sportive, donne di spettacolo. Insomma, state con noi perché ci saranno tante sorprese.